Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Sì, siamo con il mister Bisoli. Mister, un po' l'emblema della stagione è stato questo gol preso all'ultimo minuto, proprio appena iniziato il recupero, ancora una volta su calcio d'angolo, su calcio piazzato. Forse non era la partita che si aspettava, avrebbe voluto terminare la stagione qui al Curi con un risultato diverso, con una prestazione diversa. Sicuramente no, la prestazione, la squadra ha dato tutto quello che aveva, ho detto, le motivazioni loro erano forse superiori alle nostre, però avevamo ottenuto la partita, perché loro poi hanno fatto un gol su una rovesciata incredibile, che gol, e poi noi abbiamo ricominciato a cercare di riprenderla in mano, avevamo fatto un bel gol anche noi, abbiamo avuto due altre occasioni, e l'emblema è che per l'ennesima volta abbiamo preso gol al 93esimo, è un po' l'emblema di questa stagione, mi dispiace non essere chiuso con un risultato. E l'unica cosa che posso dire è chiaramente tutti si aspettavano di più, l'unica cosa è che io ho dato tutto me stesso sia come uomo che come professionista, quindi se è poco ed è giusto che facciano valutazioni come quelli che dicono che l'allenatore deve andare via, la società farà le sue valutazioni, ci siederemo al tavolo e troveremo una soluzione. E con questa settimana si è parlato più che di questa partita, appunto, del futuro, proprio a cuore aperto, come forse già ha sottolineato spesso. Proprio lei oggi che cosa si sente di dire, proprio con sincerità? Io sono a disposizione della società, è chiaro che se devo rimanere a dispetto dei Santi che non ci sia entusiasmo, è giusto che la società faccia le sue valutazioni, faccia le sue scelte. C'è un contratto e troveremo un accordo per andare via con amicizia, perché io voglio andare via sempre, essere rispettato, rispettare tutti, perché ho sempre rispettato tutti, e quindi vediamo. Mi dispiace perché tutti si aspettavano di quello, poi piano piano la stagione è stata molto tribolata e quindi non siamo riusciti a fare qualcosa in più che tutti si aspettavano. Credo che forse nell'analisi della stagione vadano considerate le varie attenuanti che ci sono state, è stato difficile lavorare per tanti mesi con pochissimi giocatori, anche se poi da quello che ci è parso di vedere si sono create le condizioni per poi lavorare il prossimo anno con una base importante, con una base solida. Questa sarà una valutazione che dovranno fare i direttori della società sicuramente, è chiaro che dopo una sofferenza come quest'anno la base sarà importante, penso, è chiaro che chi se dovesse venire nel mio posto gli auguro di non passare quello che ho passato io, in un momenti particolari, tre giocatori di un solito ruolo, giocatori che con infortuni lunghi, e quest'anno anche è vero che quando rientrava uno dicevamo che era pronto, ma quando sta quattro mesi fermo non può essere pronto un giocatore, ha bisogno di allenamento, quindi è questo. Tornando alla partita, oggi è una buona prestazione di Monaco, ha fatto bene, insomma un buon prospetto. Un buon prospetto, giocatore del Perugia, che dovranno valutare con gli occhi forse anche diversi dai miei, perché secondo me aveva davanti due o tre mostri bravi, quindi non è che gli ho tolto qualcosa a Monaco, anzi aveva davanti dei giocatori molto importanti, vari Volta, Belmonte, Mancini, lo stesso Rossi, quindi non è che gli ho tolto qualcosa. Oggi ha dimostrato che l'allenamento gli ha fatto fare una buona partita e quindi è un patrimonio della società, che è giusto che lo valuti bene chi verrà al mio posto. Oggi ancora più delle altre volte parole amare, lei ha detto bisognerà valutare, l'entusiasmo di Bisoli però eventualmente cede, immutato se fosse per l'anno prossimo. È chiaro, è mutato, io l'ho sempre detto, quando varco qui ho dato tutto me stesso come professionista, come uomo, qui nessuno mi metterà un po' a rimproverare, chiaro i risultati non sono stati come tutti si aspettavano, però ho detto è stata una stagione che poteva essere ben peggio e altre società ci sono dentro, quindi mi dispiace. Però poi quando si riparte, riparto molto con grande carica. Però ho detto se devo rimanere perché la piazza è scontenta, è giusto che la società faccia le sue valutazioni. Però tra le tante note positive, c'è anche un attestato di stima importante da alcuni gruppi della Curva Nord che proprio hanno detto al presidente di insomma, per loro Bisoli deve rimanere. Li ringrazio, gli ho dato tutto me stesso veramente, perché ho passato una stagione con grande preoccupazione per non pensare che il Perugia potesse andare in acque cattive. Penso che l'abbiano apprezzato, è chiaro che anch'io gli volevo dare qualcosa di più, però poi hanno capito che la situazione è veramente particolare e quindi loro l'hanno capito. Li ringrazio, martedì mi hanno detto che ci sarà quello letto oggi su qualche saluto su qualche giornale, quindi mi fa piacere, ci andrò con grande orgoglio, con grande tranquillità, li abbraccerò e finiamo questi quattro allenamenti, le partite con grande dignità e grande professionalità.
Grazie mister, allora ci vediamo a Vicenza. Veniamo alla partita invece, secondo me sei stato uno dei migliori in campo oggi, la prima da titolare. Partiamo così, che emozione è stata per te calcare dal primo minuto il Renato Curri, forse oggi non pienissimo? Sì, per me è stata un'emozione indescrivibile, perché giocare su questo campo era, diciamo, il mio sogno da tanti anni. Da quando giocavo in Eccellenza io venivo qui ad Assisi, diciamo in preghiera, no? E vedevo questo stadio e dicevo che era uno spettacolo. Finalmente oggi è arrivato questo esordio che lo desideravo da tempo. Ecco, forse è un esordio che avresti voluto bagnare, però con un risultato diverso. Torniamo alla prestazione della squadra, questa sconfitta che chiude la stagione qui tra le mura amiche, ecco, forse sarebbe stato più bello chiuderla con un risultato diverso. Sì, senz'altro, però purtroppo ho detto anche al tuo collega, ma dobbiamo accettare la sconfitta, peccato, perché abbiamo avuto anche occasioni per, dopo che abbiamo rimontato potevamo anche passare in vantaggio, però poi il calcio è imprevedibile. Loro hanno trovato un gol rocambolesco su una rovesciata e su un calcio piazzato. Guardiamo la prossima partita. Prossima partita che chiuderà la stagione, una stagione in cui piano piano, arrivato da gennaio, ti sei giocato le tue carte. Oggi è arrivata la tua occasione, diceva prima il mister, è stato difficile ovviamente trovare spazio perché hai avuto davanti dei mostri come Volta, come Belmonte, come Rossi, come Mancini. Cosa hai imparato, no, in questi mesi qui a Perugia? No, ho imparato ad aspettare il mio momento e farmi trovare pronto. Mi sono allenato duramente e finalmente oggi è arrivato questo esordio. Si parla di futuro, si parla molto di allenatore, nel prossimo futuro ovviamente ci sarà a Monaco perché il Perugia ha investito su di te, ecco, che stagione sarà la prossima? Ma la prossima stagione mi auguro di scrivere una pagina importante qui a Perugia insieme ai miei compagni, di raggiungere la Serie A o attraverso i playoff o diretti. Questo è un sogno di tutti e, diciamo, la nostra ambizione. E veniamo all'ultima, Vicenza, per chiudere il campionato, per chiuderlo con una vittoria possibilmente. Sì, sicuramente, noi ci prepareremo in settimana come sempre a andare lì a prendere i tre punti. Grazie mille a Salvatore Monaco e complimenti per la prestazione di oggi.